a uno degli oggetti più fantastici ed esclusivi della produzione Supercar 2015. Si tratta dell'ultima Ferrari 8 cilindri a V 90 gradi, la 488 GTB, un'auto dal punto di vista estetico abbastanza simile alla precedente 458. Dal punto di vista meccanico, invece, l'auto può essere definita totalmente rivoluzionaria. È la prima V8 di questa categoria per Ferrari ad adottare il motore turbo, un'auto che non ha alcun ritardo di risposta, un'auto che fissa i nuovi parametri in termini di accelerazione: sullo 0-200 all'ora è oltre 2 secondi più veloce della precedente 458. Questo è consentito non solo dai 100 cavalli in più, che arrivano a 670 per questo esemplare, ma soprattutto dalla coppia, che è superiore di oltre il 50% rispetto al precedente modello. L'aerodinamica è migliorata in maniera netta. L'effetto deportante dell'auto, l'ala rovesciata, è più incisivo. Questo è stato possibile grazie al piccolo labbro, una sorta di alettone anteriore, al fondo completamente rivisto e a tutta la parte posteriore che è soffiata. Al posteriore troviamo anche una piccola ala che si muove a seconda della velocità e cerca di aumentare la deportanza e l'efficacia del fondo. Se poi ci si trasferisce in pista, dopo i 5.000 giri si scatena l'inferno, vale a dire l'auto diventa efficace, veloce, sul dritto, il cambio è tipo motociclistico, vale a dire che i rapporti vengono divorati letteralmente dalla 488 ed ogni rettilineo appare sempre più corto. L'avantreno è precisissimo, in inserimento è quasi impossibile avvertire sottosterzo, cosa rarissima su una supercar. Il lavoro delle sospensioni, che variano a seconda del bilanciamento dell'auto, spostando o alleggerendo il carico dalle ruote anteriori alle posteriori. Infine il prezzo è di 210.000 euro circa, quindi totalmente allineato al modello precedente, con una variazione di solo il 2%, a fronte di circa 100 cavalli in più e di un contenuto tecnologico decisamente avanzato.